Amici di Ante, ancora un buongiorno. Adesso passiamo alla parentesi sportiva con le pillole di oggi, giovedì 10 ottobre, con due amici, anche perché il nostro slot è sempre per amici. Il DS Sebastiano Vecchiola. Ciao Carlo, Seba, buongiorno. E il collega di Domenica Sport Alessandro Fratini. Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Carlo. Ciao. Partiamo da te o partiamo da te, anche perché ieri c'era un altro nostro amico allo stadio, ma non c'era Sebastiano, perché spesso viene a vedere anche la Samp. Allora, domenica grande partita, però ieri diciamo Montera ha voluto anche sapere e toccare con mano. Noi abbiamo saputo e abbiamo visto che purtroppo a disposizione di Montero, e purtroppo diciamo queste seconde linee, insomma, non perché sono ragazzi giovani, però era un esperimento, però la Fermana forse ci credeva di più di noi, ha messo sei titolari in partenza rispetto a noi, e quando voleva sì riprendere la partita era troppo tardi. Certo, ci sono rimasto male, Carlo, perché perdere un derby, perderlo in casa, diciamo che non fa mai piacere, insomma. Io capisco che magari la società guarda le cose più razionalmente e quindi preferisce non andare avanti in questa competizione, però Montiera aveva detto che serviva per fare minutaggio per quei calciatori poco utilizzati. Esatto. Noi abbiamo visto che i calciatori poco utilizzati, abbiamo visto anche il perché sono poco utilizzati, probabilmente perché qualcuno proprio ha demeritato in maniera clamorosa, insomma. Ti posso solo aggiungere una cosa, ma non è una cattiveria. Io sono uscito insieme al collega Maurizio Compagnoni e ho detto: Carlo, scusami, però per 3-4 forse devono cambiare sport oppure un'altra categoria. Però secondo me, non voglio essere cattivo con nessuno, ci mancherebbe, certo. Con Fusco, con Montero, col presidente Fedeli e chi lavora per lui, che forse qualcuno è stato stestato e presentato forse come se fosse che venisse chissà da dove e chissà quale qualità aveva, però vedendolo in campo, ma ci sta, Carlo, qui abbiamo uno che ha giocato a certi livelli, anche se ieri non li ha visti, ci potrà dire meglio. Ecco. Ci sta che qualcuno renda di meno perché comunque la petizione è poco sentita e la partita è poco importante, però c'erano 1000 persone allo stadio e 1000 persone che hanno assistito a una partita non all'altezza, fatta sì dalle seconde linee, perché erano tutte seconde linee tranne uno, però insomma Non mi sta bene questa cosa qui, però sai, la società decide alle opportunità. Io vorrei, prima di passare all'amico Sebastiano, vorrei puntualizzare una cosa, perché se tu hai notato, quando mancavano 20 minuti 25 si è scaldata un po' di panchina, tra i quali Di Massimo e lo stesso Cernigoi, perché chi giocava al centro sicuramente non è il ruolo suo, però sto ragazzo insomma ha fatto moltissima fatica e ha messo come Di Massimo come falso 9, però se metteva anche Cernigoi mancando 20 minuti, diciamo forse campato nell'aria, potevi anche riaprire la partita, perché quando abbiamo pressato la Fermana insomma ha avuto difficoltà, certo. Quindi vabbè, è andata come è andata, è stata diciamo una competizione, però non adesso Montero dove in avanti sa chi ha a disposizione, certo, per come poterli eventualmente impiegare. Io mi aspettavo che tre cambi avvenissero all'intervallo per cercare di riaddrizzare la partita. Poi magari la perdita dei rigori è un'altra cosa. Non hai perso il derby, ma almeno te la giochi alla pari. Ma non hai perso il derby. Invece, quando ho visto che i cambi tardavano, il primo mi pare che sia arrivato al 70esimo, esatto, ho capito che la società questa competizione non interessa affatto, anche se dà una la vincente di questa competizione, sì, una posizione ottima di playoff, esatto, finale, esatto. Però non interessa, questo lo disse anche Montero, è andata così. Sebastiano, tu torniamo a domenica, hai visto una Samp in salute, seconda vittoria consecutiva contro una grande squadra, perché ieri sera ne parlavamo col collega Pasquale, con lo stesso Maurizio Compagnoni sotto nel dopo gara, detto quando giustamente il tecnico del Piacenza si è girato in macchina, cioè ha giocato in Serie B, quando Montero insomma si gira in banchina c'è quello che c'ha, ma adesso parte le battute, tu hai giocato e sai, però la squadra che ha giocato domenica ci è piaciuta, abbiamo visto un grande Cernigoi che giustamente scuola Mila, però non si era mai espressa a certi livelli, con queste anche puntualizzazioni, questi tentativi che si fanno in allenamento, tu hai giocato e ci insegni, Volpicelli sul primo palo, Cernigoi che fa gol, quindi l'ha fatto primo tempo e secondo tempo, però questa Samp dà anche ampi margini di diciamo di sicurezza, perché domenica si va a Cesena e se i giocatori sono quelli, penso non quelli di ieri, penso possa fare ancora bene.
Ma sicuramente, domenica è stata un'ottima partita, bella da vedersi, con tanti gol come non accadeva più da tempo a San Benedetto. Dai tempi di Mancuso. Sì. E esalta ancora una volta la mentalità di Montero, che è riuscito a trasmettere alla squadra, perché io prendo per esempio l'ultimo gol della San Benedettese, il quarto, dove il portiere è riuscito ad imbeccare Cernigoi con un lancio direttamente all'attaccante vedendolo, e Cernigoi ha trovato la forza, anzi l'ha quasi cercata questa, sì, palla per andare a far gol, resistendo, quindi, all'avversario che c'è a fianco. Sì, questo quindi è molto positivo, perché la mentalità che Montero è riuscito a dare a questo gruppo è importante. Poi io penso che si sia visto anche ieri, cioè ieri Montero ha avuto diversi messaggi, nel senso che anche quelli che stanno fuori, pur giocando poco, perché comunque ieri era una partita ufficiale e ha dato spazio a gente che giocava poco, anche perché nel precampionato sono state fatte pochissime amichevoli. Pertanto ieri era un'occasione per verificare certe cose, come si diceva prima, mettere minutaggio sulle gambe di giocatori che magari hanno giocato poco, però è saltato fuori anche il messaggio che spero che la società abbia colto, che esatto, la rosa è corta. Esatto. Pertanto abbiamo sempre detto che comunque necessita comunque di un paio di giocatori di livello pari a quelli che stanno giocando titolari la domenica, per poter competere e riuscire perlomeno a centrare i playoff, perché così la squadra è un po' risicata. Ieri è ovvio che la società ha dato un messaggio che la Coppa Italia gli interessava poco, perché comunque non è, perdere un derby non è mai, sì, bello. Poi, specialmente però, con la fermata dopo gli ultimi trascorsi, insomma, ci si rimane male. Sì, però sì, ecco, quello che ti posso confermare, poi tu non eri presente, ma Sandro sì, cioè, qualcuno l'ha anche detto, Cernigoi prende una squalifica, prende, adesso si va verso l'inverno, cavi pesanti, l'infortunio, sì, puoi metterci Di Massimo, che lo sa fare questo gioco, ma non è una punta. Se tu hai fatto tutti questi gol perché hai un ariete, uno di 1,92, che si fa rispettare fisicamente, buono di testa e di piede, che giustamente ha fatto la differenza, però non è che ti possa garantire tutto il campionato. È indubbio che la rosa va completata, perché adesso, come dicevi tu, un piccolo infortunio che ci può stare, facciamo i debiti scongiurati. O anche una squalifica, giustamente, cioè, poi già va in difficoltà, esatto, perché non voglio assolutamente puntare il dito sulla panchina, però cioè, è sotto gli occhi di tutti che insomma, cioè, potrebbero essere da contorno, ma quando c'è bisogno di giocatori importanti che magari vai a giocare o a Vicenza, a Cesena o a Padova, lì stiamo parlando di squadre che sono attrezzatissime per salire in Serie B, salire, e l'abbiamo visto col Piacenza, che nonostante tutto, certo, ci ha messo in campo il meglio che aveva il tecnico del Piacenza. Però e sul 3-1 il Piacenza ha avuto due occasioni gol che hanno fatto il 3-2, e poi Cernigoi ha salvato col colpo di testa di Cagia, se non erro, sì, che poteva essere il 3-3, e poi abbiamo fatto 4-2. Vabbè, sono episodi, però ecco, questo è un campanello d'allarme, perché ieri mi pare di non aver visto il presidente, non l'ho visto, mi pare che non c'era, però penso che chi lavora per lui abbia riferito, ma io penso anche se si sono sentiti tra Montero, il direttore generale, il DS Fusco, cioè, ma adesso non è però per dicembre-gennaio, è normale che devi puntellare qualche ragazzo, lo dai in prestito a farsi le ossa, e come diceva Sebastiano, se almeno vuoi agganciare questo treno playoff per poterci rimanere, perché di squadre attrezzate ce ne stanno 7-8 e molte ancora si sono espresse, parliamo di Triestina, parliamo di Modena, ma tante altre le vedrai in corso d'opera, quindi è meglio, vabbè, mettiamoci, quando così potresti far fatica. Esatto, perché non hai alternative. Allora, voltiamo pagina. Domenica si va a Cesena, una squadra che l'ho vista a Vicenza, era passata in vantaggio con un rigore regalato, perché l'arbitro, giustamente, non standoci il VAR, non c'era il fallo, bensì l'intervento del difensore era sul giocatore, palla netta, però rigore. Vabbè, però è Vicenza che ha una squadra di categoria superiore, ha rimontato e ha vinto meritatamente. Però quindi il Cesena vorrà fare risultato, anche perché sta sotto di noi, è normale che vuole conservare o migliorare questa posizione di classifica. Guarda, il Vicenza è di un'altra categoria, innanzitutto, come squadra, come rosa. Ho visto la partita con il Cesena, ha giocato in maniera un po' arruffata, non lineare, però è uno squadrone, forse secondo me anche più forte del Padova. Sì. E quindi probabilmente sarà la formazione, ecco, le due formazioni che fino alla fine lotteranno per la prima posizione.
e comunque sia sono squadre un po' fuori dalla nostra portata, anche se la San Benedettese gioca bene, quello che abbiamo detto dalla prima partita a questa anche parte. Perché questo modulo offensivo di Montero che lui ha predicato dall'inizio, dice noi le squadre devono stare così attente al nostro gioco, non noi aspettare il gioco dell'avversario. Certo, però è un modulo ultra offensivo, mi sta bene, adesso tu stai giocando bene e spesso aggredisci nell'arco delle partite, però è un modulo che per esempio nella partita col Piacenza io l'ho notato, a centrocampo è un po' sbilanciato, in realtà ci sono due centrocampisti soli di vero ruolo, esatto. E quindi spesso vanno in inferiorità numerica rispetto all'altra squadra. Allora, adesso che tu sei pimpante, che stai giocando bene, ok, quando le cose saranno un po' più difficili, quindi sarai un po' più affaticata come squadra, campi pesanti eccetera, io non so se riusciremo a reggere questa inferiorità numerica a centrocampo, ma al di là di questo ci penserà Montero. A Cesena è un campo ostico per noi, se non vado errato non ci abbiamo mai vinto e comunque spesso ci abbiamo perso. Sì, non abbiamo una buona tradizione, non c'è un buon rapporto tra le tifoserie, quindi sarà comunque una partita difficilissima. Il Cesena non è all'altezza del Vicenza o del Padova o del Piacenza. Quindi cioè, te la possiamo giocare se andiamo con come ci esprimiamo, come ci siamo espressi nelle ultime partite, possiamo portare via un risultato positivo, forse ultra positivo. Sono fiducioso. Per chiudere con Sebastiano, ecco, tu hai visto questa squadra, conosci molto bene Montero perché ci hai giocato insieme a Bergamo, e questo modo che lui spesso lo ribadisce quando presenta diciamo la partita, dice io gioco così perché, cioè lui dice gli altri devono preoccuparsi del mio gioco, e come diceva Sandro, se tu lui è un 4-3-3 ma è un 4-2-3-1 perché è un 4-3, perché Frediani sì, fa un po' il trequartista, gioca al centro, però fa fatica perché è protesa ad attaccare, lo ha sempre fatto, quindi qualche volta quando c'è il pressing dell'avversario fai fatica perché c'hai solo due persone a contrastare, Angiulli e o Gelonese o Rocchi. No, sicuramente è come dici tu Carlo, è ovvio che ha portato un calcio spumeggiante, insomma, che comunque è anche bello da vedersi, si rischia un po' troppo perché avendo una predisposizione in avanti, come diceva Sandro, spesso a centrocampo ti trovi in inferiorità numerica, però diciamo che finché dura va bene perché comunque è bello da vedersi, i gol ci sono, si esaltano le qualità degli attaccanti, il che non è male. E c'è da dire che più avanti più le altre società, le altre squadre cominciano a capire le metodologie di gioco, esatto, e come affrontano le partite, anche perché oggi con i media si vedono tutte le partite, esatto, sulle piattaforme si vedono tutte le partite volendo, quindi come cominceranno a capire un po' a livello tattico come si muova questa Samba, e poi come diciamo prima purtroppo non ci sono ricambi. E già da domenica prossima Cernigoi sarà blindato, 4 gol. Anche i due gol su calcio d'angolo che Volpicelli ha messo molto bene, una bella palla tagliata forte sul primo palo, esatto, e ci abbiamo fatto 2 gol, quello non te lo fanno fa più, esatto. E poi prima mettevano sul palo in fase difensiva il centrocampista più piccolo, esatto. Mi sa che ci mettono quello più grande, esatto, quindi esatto, è ovvio, esatto. Vabbè, comunque diciamo rimaniamo fiduciosi perché stiamo una classifica abbastanza importante, archiviamo sta partita di Coppa Italia, anche perché insomma diciamo che c'è una certa fiducia su Montero, la società gliela data e se la merita perché è un grande professionista. Io quello che noto in questa persona, che ho avuto modo di conoscere perché prima lo si vedeva solo in televisione, che non è il classico allenatore, non chiacchierone, bensì quello che cerca sempre di ingarbugliare il giornalista, perché dice una cosa, poi all'atto della ne fa un'altra. Lui risponde con una domanda. Capito? Lui invece no, quello che dice alla presentazione lo mantiene, cioè non ha delle remore, dice no, io faccio pretattica, quindi lì dimostra anche la, diciamo, la personalità di questa persona, che tu hai. Pensa e si comporta di conseguenza.
Ma comunque la formazione la dice pure il sabato. Sì, i ragazzi già il sabato. Questo volevo dire, cioè, è un fatto anche di personalità, di professionalità. Che gli altri dice no, questo faccio perché questo me lo tengo nascosto fino all'ultimo, però è lì ti fa bene capire come fa lui, come è fatta la persona. Vabbè, noi gli facciamo un in bocca al lupo a Montero, certo, che ha portato questo entusiasmo diverso e giustamente sperando di poter competere con queste corazzate che abbiamo notato. Che adesso arriva un bel trittico, eh. Esatto. Poi anche perché ci abbiamo, vabbè, comunque parliamo di domenica in domenica, però tanto pensiamo a Cesena, poi penseremo a resto. Infatti. Grazie Sebastiano, grazie Carlo, grazie Sandro, grazie a voi. Ci vediamo la prossima settimana.